Qui c'è il premio, ma io prima. Ah, che bello. Adesso, se non erro, tornando indietro, c'è lo stronzo del persecutore. Scudo porcino, fiamma della farfalla. Ah, bene. Si apriva? Si apriva, meno male. Ah, nuova zona. Però, mi è venuto in mente un'altra cosa. Non andrò subito ad affrontare il vecchio re di ferro, ma mi è venuto in mente che ci sono dei topastri in giro. Aspetta, che sta maschera. Già meglio, no? Insomma, però ci sono dei topastri da sistemare. Andiamo a Maggiola. Se mi vedete senza anime è perché ho dovuto fare un paio di cose che ho in mente per la fine della serie, sempre se riesco a farla. Qui, come potete vedere, ho lasciato del materiale, ho piazzato le tre scale, ho parlato con questo tizio. Posso andare. Una volta sceso dalla scala, facendomi anche del male, si arriva al falò che ho già acceso. Poi da qui all'altro falò, sì, questo qui mi stava attaccando, l'ho già ammazzato. Da qui all'altro falò ci vuole poco. C'ero anche già arrivato. Ora ricordarsi dove. Ah, ok, forse ci sono. Ecco qua. Qua tra l'altro mi aveva attaccato anche un phantom, se non erro. E mi siedo subito perché stava arrivando qualcuno. Potrei creparci male, perché non l'ho mai fatto solo da mago. Allora, come prima fase userò questo perché il boss non apparirà subito. Quando poi apparirà il boss, cambierò col bastone. Ciao, proviamoci, va. Prego, topastri. Sarete tantissimi. E farete anche male. Tanto prendo un po' di anime, che male non fanno. Che bastardi. Ok, eccolo. Basterà sapere dov'è. Forse lui? Lui. Non gli ho fatto un cazzo. Non era lui. Eccolo. Ah!
Bastardo, non ti nascondere. Pezzo di merda. No, che se ci crepo faccio. Addio. E coda di topo. Alla prima botta, meno male.